Va bene, spengo. Buonasera a tutti, stasera su Storia Locale parliamo di un grande storico, parliamo di Gaetano Salvemini per celebrare un anniversario, il terzo appuntamento del ciclo Storia della storiografia. Io ringrazio a nome di Storia Locale la Fondazione Salvemini e tutti gli aderenti di Scasa che hanno preso parte a questa iniziativa che si svilupperà in due sessioni. Questa che voi attualmente vedete, che vedrete tra poco su YouTube, e quella che ci sarà in settembre-ottobre, sempre su Gaetano Salvemini. Io ringrazio i Discasa, ringrazio i relatori. Sarà articolata in due momenti: uno parlando di Salvemini da eminenti studiosi, e poi ci sarà una discussione su Gaetano Salvemini. Questo è il mio compito. Passo la parola ad Andrea Ricciardi, che ringrazio. Grazie, buonasera a tutti. Allora, ricorre quest'anno il 150° anniversario della nascita di Gaetano Salvemini, che morì nel 1957, ebbe una vita quindi abbastanza lunga, soprattutto se consideriamo le aspettative di vita del tempo, ed è Salvemini da considerarsi sicuramente uno dei più grandi intellettuali italiani, non soltanto a mio parere, anche se egli non amava tanto questa parola. È chiaro che quindi in questo 2023 ci sono molte iniziative, alcune ce ne sono già state, ve ne saranno delle altre, all'interno delle quali si tenta, rispettando la lezione di Salvemini, non tanto di omaggiarlo retoricamente, non tanto di monumentalizzarne le idee, le istanze, le opere, quanto di fare il punto da una parte sugli studi che lo riguardano e quindi stanno uscendo dei volumi su di lui, sono usciti dei volumi, vengono ripubblicati degli scritti, vengono organizzati, diciamo così, dei convegni di studio. L'ultimo, diciamo, dell'anno sarà probabilmente quello di Firenze, che si svolgerà all'inizio di ottobre. Ma oltre a questo, diciamo che nel discutere le riflessioni e le attività di Salvemini si cerca di capire qual è il suo tipo di eredità e se c'è un modo di attualizzarne appunto il pensiero e le opere, come secondo me è in effetti. E sempre pensando alla storia, che è una disciplina in crisi, Salvemini era innanzitutto uno storico. Ma la centralità della storia è intesa come riflessione, appunto, ragionata, rigorosa sul passato al fine di capire meglio il presente e progettare in maniera credibile il futuro. Questo un po' è la sintesi e quindi la costruzione in sostanza di un senso critico che oggi sembra effettivamente abbastanza in difficoltà. Salvemini fu un uomo sempre molto attento ai giovani, proprio fino alla fine dell'esistenza. Ricordo solo che fu il maestro di Ernesto Rossi e dei fratelli Rosselli, tanto per fare pochi nomi, ma ce ne sono molti altri. Ricordo una sua attenzione particolare per la dimensione femminile, un elemento molto moderno per quei tempi. Ebbe, delle amiche, molto importanti e ebbe delle relazioni politiche e intellettuali di grande rilevanza. Questo, diciamo che per un uomo dell'Ottocento non era esattamente la normalità. Ma appunto, a parte il suo essere stato storico, è stato molte altre cose. È stato un militante politico, è stato un insegnante, un docente universitario, un polemista. Ha collaborato con molte riviste e giornali, è stato a lungo in esilio, in quanto è stato radicalmente antifascista e diciamo, tra Francia, Gran Bretagna e soprattutto Stati Uniti, si è fatto storico del presente a suo tempo, con due obiettivi: quello di sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale per far capire cos'era veramente il fascismo e, dall'altra parte, per fare in modo che si potesse in un secondo tempo riflettere sull'accaduto ed evitare appunto che determinate situazioni si riproponessero. Naturalmente il fascismo era un totalitarismo, ma non era l'unico totalitarismo, e quindi è importante capire che nel secondo dopoguerra, soprattutto Salvemini continuò, ma non solo nel secondo dopoguerra, a opporsi a tutti i totalitarismi, e quindi anche allo stalinismo e all'esperienza
sovietica che vide sempre con grande criticità. Cosa diversa era guardare alle masse delle lavoratrici e dei lavoratori e quindi, come dire, al popolo. Dico popolo in questo senso, non a caso, perché Salvemini aveva delle origini umili e era una persona capace di frequentare ogni ambiente, veniva dal basso e si è collocato in varie dimensioni. Non posso non citare la questione meridionale come problema nazionale per Salvemini, che era un laico, che era anticlericale ma non antireligioso, questo è un altro tratto che mi sembra importante, era fautore di un riformismo forte, era stato socialista, un socialismo che come idealità mantenne fino alla fine, ma soprattutto un democratico che capiva le insufficienze dell'Italia liberale da cui si era generato il fascismo e voleva costruire la democrazia. Lo voleva fare prima e dopo la Grande Guerra, fu un interventista democratico, fondatore dell'Unità e anche, come dire, magna pars della nascita di Giustizia e Libertà e della Mazzini Society, quindi due organizzazioni antifasciste che appunto durante il fascismo e durante la guerra, nel caso della Mazzini, svolsero un ruolo importante fuori dai confini nazionali. Quindi molte cose, molte dimensioni. Ostile ai trasformismi, alla corruzione, ma non un moralista, come qualcuno, sbagliando, lo ha sempre voluto dipingere per confinarlo in una dimensione poco concreta. La realtà è ben altra e credo che i nostri tre relatori, i colleghi amici, ce lo dimostreranno. Il primo a parlare, al quale do appunto volentieri la parola, è Gaetano Pecora. Grazie a tutti. Grazie. Mi sentite? Si sente? Bene, bene. Allora, io intanto ringrazio Armando Pepe perché si è fatto patrocinatore di questa bella iniziativa che credo sia, se non la prima, una delle primissime di quest'anno celebrativo. E poi saluto gli amici che, come me, hanno accettato con piacere appunto di partecipare all'iniziativa di cui sto parlando. Ecco, nella presentazione di Andrea Ricciardi, a un certo punto è emerso uno degli aspetti, dei tanti aspetti della personalità del magistero di Salvemini, che è quello del suo laicismo anticlericale, ed è il tema che mi impegnerà per un po'. Non per molto, ma per un po'. Ecco, e io vorrei partire da un episodio. Vedete, nell'esistenza di Salvemini c'è un episodio appunto poco conosciuto, ma molto significativo, che la dice lunga sulla fermezza e vorrei dire sulla perentorietà delle sue convinzioni. Che cosa era successo? Pochi giorni prima di morire, Salvemini chiese che la bara venisse portata a spalla dagli amici più giovani. E fu allora che Don Rosario, il buon prete che gli si era affezionato, fu allora che Don Rosario chiese di seguire il funerale. Saputo di ciò, Salvemini rispose: se Don Rosario vuol seguire il funerale, venga pure, ma, aggiunse, ma vestito da uomo. Ora, noi sbaglieremmo se prendessimo lo spunto da questa affermazione per, come devo dire, per uncinare Salvemini alle punte più acerbe e più velenose del pensiero laico e anticlericale, tanto più che poi quell'affermazione lui la fece perché? Per evitare a Don Rosario l'aspra censura delle gerarchie ecclesiastiche che mai avrebbero accettato e un prete giovane seguisse il funerale di un laico, laicista e anticlericale. E quindi sbaglieremmo se appunto prendessimo lo spunto da lì per affibbiare a Salvemini, appunto, per uncinarlo appunto alle punte del pensiero laico e anticlericale. Intendiamoci, Salvemini fu laico e anticlericale.
Solo però che laico e anticlericale sono termini tremendamente fumosi e generici. E quindi ad utilizzarli così, senza le necessarie precisazioni, c'è il rischio che sotto quella bandiera, sotto quei termini, c'è il rischio che poi si trovino riuniti insieme i personaggi meno compatibili e le idee più contraddittorie tra di loro. Insomma, signori, laico e anticlericale all'inizio, perlomeno, era pure Mussolini, era pure Potrecca. Allora, che cosa c'è di comune tra il laicismo anticlericale, tra l'insolenza volgare di Mussolini e l'anticlericalismo di Salvemini? Un Salvemini i cui ragionamenti erano serrati, magari erano implacabili, ma erano ragionamenti sempre assolutamente rispettosi dell'altrui religiosità. E allora distinguiamo sempre, tanto più, come fu detto una volta, che distinguere è l'arte di purificare il pensiero. Quindi un'opera di purificazione, questa che va fatta? Va fatta per due ragioni. Intanto perché l'anticlericalismo di Salvemini muove, come vedremo, da quel principio della tolleranza che ieri era assolutamente estraneo alla sensibilità di Mussolini e compagnia, e che oggi il principio della tolleranza viene depresso a strumento di gelida indifferenza, a strumento di neutralità da parte dei tanti neoclericali che, come devo dire, allietano le vicende di casa nostra. Come se la tolleranza laica o laicista o anticlericale, badate che i tre termini nella prosa di Salvemini tornano a dire tutti la stessa cosa, come se la tolleranza laico, laicista, anticlericale veramente autorizzasse gli uomini a fare quel che loro più conviene, alimentando così l'opportunismo vigliacco di chi è privo della luce di un'idea e di chi è privo della guida di una convinzione, il che riesce ad un tempo fuorviante e falso. Fuorviante per inquadrare con precisione la figura di Salvemini, falso a caratterizzare con altrettanta precisione le prerogative della tolleranza. La quale tolleranza, che ne dicano i neoclericali, non equivale ad indifferenza incolore, non prelude ad un cinico distacco dal bene e dal male, sicché, come avvertiva Salvemini, gli scettici smidollati non partecipano dello spirito laico. Il laicismo, aggiungeva, non prescinde dai principi etici. E io stesso, chiariva, quando devo spiegare le basi della mia fede morale, rispondo senza esitazione che sono cristiano. E poi, precisandosi meglio, aggiungeva, io appartengo a quella religione stoica che non ha nessun dogma e nessuna speranza di vita futura, ma che ha comune con il cristianesimo il rispetto della libertà, il bisogno della giustizia, l'istinto della carità, il fiore più bello del cuore umano, come in un'altra occasione gli capitò di definire. Ma allora, ed è questo poi il problema sul quale voglio insistere, allora, se non è strumento, se non è pomite né di neutralità né di indifferenza, in che senso? In che senso deve essere intesa la tolleranza laica? Guardate che la risposta di Salvemini sul punto è straordinariamente chiara, e non solo è chiara, ma in quella risposta c'è un tesoro nel quale noi, secondo me, ogni tanto faremmo bene a mettere le mani, faremmo bene a frugarci dentro, perché lì c'è qualcosa che ci può aiutare.
lì c'è la distinzione chiara, nettissima, tra la tolleranza giuridica e l'intolleranza intellettuale. Sentite come la mette Salvemini. Rispettare il principio giuridico della tolleranza non significa cedere di fronte a coloro che la pensano diversamente da noi e non significa essere pronti a cambiare le nostre opinioni come banderuole al vento. Noi e i nostri oppositori abbiamo lo stesso diritto di sostenere le nostre opinioni, ma non abbiamo alcun obbligo di essere intellettualmente tolleranti dei loro errori o di ciò, evidentemente, che ci pare l'errore altrui. E allora, posto che una cosa è l'intransigenza, o se vi piace chiamarla così, posto che una cosa è l'intolleranza intellettuale, altra cosa è l'intolleranza giuridica, posto questo, mi viene che il laico laicista non lo è per decreto di natura, almeno, non è un uomo dai convincimenti fiacchi e svigoriti, pronto perciò a cedere agli argomenti dei suoi contraddittori. Perché? Perché come i suoi contraddittori, come per esempio il cattolico più ostinatamente integralista, eppure il laico laicista coltiva una precisa visione del bene e del giusto. E proprio come il cattolico, anche il laico laicista non è disposto a compromettere sul piano intellettuale il suo bene e il suo giusto con il bene e il giusto degli altri. Perché? Perché quello che è bene e giusto per gli altri può non essere tale per lui, può apparirgli come l'errore e il male. E con l'errore e il male, l'uomo moralmente integro non deve transigere mai. Da qui l'intransigenza, o se vi piace chiamarla così, da qui l'intolleranza intellettuale. Ma dall'intolleranza intellettuale, il laico laicista, non deriva anche l'intolleranza giuridica, cioè egli non accetterà mai che il suo bene, che il suo giusto, possa diventare una causa di restrizione dell'altrui indipendenza. E perciò egli non si arrogherà mai il diritto di imporre nulla, fosse pure il bene più prezioso di questo mondo, mai si arrogherà il diritto di imporlo agli altri a suon di cazzotti e di randellate. Dipende, questo sì. L'intransigenza, o se vi piace chiamarla così, difende l'intolleranza intellettuale, ma respinge l'intolleranza giuridica. E perché? Poi la domanda gira e rigira, questa è: perché respinge l'intolleranza giuridica? La respinge non perché, come dicono i neoclericali, non perché le idee altrui gli siano indifferenti. Se gli fossero indifferenti quelle idee, lui non le combatterebbe neppure sul piano intellettuale. Lui respinge l'intolleranza giuridica perché non riconosce a nessuno, ma veramente a nessuno, neppure a se stesso. Ecco, egli non riconosce a nessuno il diritto di imporre la virtù con la legge e con la forza delle armi. Scriveva Salvemini: se una qualunque misura ci appare necessaria, noi non intendiamo renderla causa di degradazione morale per i nostri concittadini, imponendola ad essi a mano armata. Poi guardate, meglio non si potrebbe dire in un giro più breve di frasi. Una virtù che noi non possiamo discutere o respingere, noi quella virtù non intendiamo neppure accettarla. Perché? Perché? Perché vedete, il primo articolo del codice liberale, Salvemini fu tante cose. Salvemini, lo diceva prima appunto Andrea Ricciardi, Salvemini appunto è stato democratico, socialista, per una certa fase federalista, però tutto ciò, federalismo, democrazia, si innesta su un nucleo primigenio che peraltro lui non ha neppure teorizzato. Era una cosa che avvertiva istintivamente
era una spinta istintiva, vorrei dire una spinta del sangue. Questa spinta del sangue lo conduceva nel centro del teorema liberale, nel centro del codice liberale, il cui primo articolo recita proprio così: la virtù è tale solo se e solo quando nasce dallo sforzo penoso ma consapevole che ciascuno compie per perseguirlo. Quando la virtù è appoggiata sulle baionette, quando la virtù è appoggiata sulle canne dei fucili, quella virtù abbrutisce, quella virtù perverte la dignità dei singoli. Ecco, la dignità dei singoli. Da qui deriva la tolleranza, cioè dalla sollecitudine per la dignità morale dell'altrui persona. Quindi non dall'indifferenza, ma dal convincimento profondo che in ognuno, che in ogni individuo c'è qualcosa di irraggiungibile e di inviolabile. E che questo qualcosa di irraggiungibile e di inviolabile è ciò che un tempo si chiamava il sacrario della sua coscienza. Guardate che uso di proposito questo termine forte, sacrario, perché c'è da smentire l'idea della tolleranza come qualcosa di flaccido, come qualcosa di agnostico. Quindi, quali che siano i suoi valori, quali che siano le sue credenze, per il laico laicista, l'individuo è sacro e come tale va rispettato e protetto sempre, anche quando e soprattutto quando quell'individuo ci dice di no, soprattutto quando quell'individuo dissente dalle nostre posizioni. L'individuo fiero della sua autonomia, l'individuo geloso della propria indipendenza, l'individuo, questo è il grano di verità morale, questo è il principio etico che sta dietro, che se volete sta dentro l'architettura giuridica dello Stato laico liberale. E quindi il laicismo è una fede, sì signori, è una fede. Io non capisco che cosa possa essere di diverso. Il laicismo è la fede nell'individuo, una fede come le altre. A differenza di altre però, e per la verità a me non pare una differenza da poco, a differenza di altre che grondano sangue, questa laico laicista liberale è una fede che non ammazza. Ed è una fede che non ammazza perché è una fede che comanda di rispettare non la fede degli altri, comanda di rispettare gli altri, qualunque sia la loro fede, è sempre che, capiamoci bene, è sempre che, capiamoci bene, gli altri permettano a me di esprimere la mia di fede, perché se me lo volessero impedire, ma impedire nel fatto, non a parole, perché a parole si dovrebbe poter dire tutto o quasi tutto, ma se gli altri mi volessero di fatto impedire di esprimere la mia fede, allora no, allora non più. Allora l'intolleranza da intellettuale soltanto, che è in quel caso diverrebbe anche un'intolleranza giuridica. Ditemi un po', vi pare questa la posizione di un frollo e debilitato scetticismo? A me non pare, ma quello che conta di più è che non appariva così neppure a Salvemini, il quale non perdeva occasione per ricordare come fosse falso pensare che la tolleranza, pensare alla tolleranza come a qualcosa di agnostico, come fosse sbagliato, falso pensare che la tolleranza garantisse la stessa condizioni intellettuali alla verità e all'errore, ciò che per noi naturalmente è la verità e l'errore. Sicché, diceva Salvemini, quando i laici laicisti affermano che la tolleranza giuridica deve valere per tutti, fatta salva la riserva di cui sopra, quando essi affermano che la tolleranza giuridica deve valere per tutti, e beh, essi sostengono un principio di giustizia sul quale non intendono patteggiare con nessuno. Il principio laico, laicista, liberale, anticlericale di giustizia è che la tolleranza giuridica deve valere per tutti e che tutti perciò
devono essere investiti di eguali libertà. Eguali libertà. E a nulla vale ricordare quello che prima si diceva apertis verbis, quello che prima un tempo si diceva esplicitamente, oggi si continua a pensarlo, ma subdolamente. A nulla vale ricordare che almeno in Italia la popolazione è quasi tutta cattolica e perciò suona offesa al sentimento nazionale, la questione del crocifisso, e perciò suona offesa al sentimento nazionale equiparare i diritti di sparute minoranze a quelli della maggioranza cattolica. Non è forse vero, così esplicitamente o implicitamente si chiedeva, non è forse vero che in democrazia domina la maggioranza? No che non è vero, no che non è vero. In democrazia la maggioranza non domina, governa. E nella moderna democrazia le maggioranze governano e non dominano. Perché? Perché le moderne democrazie hanno assorbito tutti gli attributi del liberalismo politico. Le moderne democrazie sono democrazie liberali. Ora, il tratto distintivo della democrazia liberale è che essa pone degli argini giuridici che nessuno, neppure la stragrande maggioranza, può valicare. Questi argini giuridici sono rappresentati, guarda un po', sono rappresentati esattamente dai diritti di libertà eguali per tutti. Sicché, come avvertiva Salvemini, cito, se anche tutti gli italiani fossero cattolici consapevoli, convinti, coerenti e praticanti, e uno solo non fosse tale, quell'unico italiano dovrebbe avere dinanzi alla legge gli stessi identici diritti dei suoi concittadini cattolici. Ecco, l'eguale libertà. Questo è il presupposto della moderna democrazia, la quale, come devo dire, si sconcia all'incontrario di ciò che essa dovrebbe essere se dimentica, se trascura, se mortifica il principio giuridico dello Stato liberale, cioè dello Stato che, indipendentemente dalla forza dei numeri, riconosce a tutti, ma veramente a tutti, grandi e piccoli, credenti e miscredenti, cattolici e protestanti, atei e tremolanti, a tutti riconosce le stesse libertà politiche e civili, nell'ambito delle quali poi ciascuno se ne va in paradiso, secondo il bene e il giusto che gli detta il sacrario della sua coscienza morale. Insomma, se si dovesse riassumere in una formula il magistero di Salvemini sul laicismo, si potrebbe dire così: a ognuno il suo paradiso, a ognuno il suo paradiso, ma a tutti l'eguale libertà. Che cosa si salverebbe della libertà, chiedeva Salvemini, se si cominciasse col sacrificare proprio quella cosa più cara che dovrebbe essere il contenuto della libertà. Dico, il diritto non solo nostro, ma anche degli altri. Se si nega ai tremolanti, che allora erano una variante del protestantesimo italiano, fatte oggetto delle più feroci persecuzioni da parte delle gerarchie cattoliche, se si nega ai tremolanti il diritto di tremolare, ma dove va a finire il mio diritto di non tremolare? Ecco, questa è una domanda che sta lì e che ancora oggi attende una risposta chiara ed onesta soprattutto. Ecco, io ho ricordato all'inizio Don Rosario. Consentitemi di chiudere citando il dialogo che proprio Don Rosario intrattenne con Salvemini, sfibrato, già prossimo alla morte. Guardate, sono battute che prendono suono di attualità per tanti dibattiti contemporanei e che vanno a suggello proprio di quello che si è detto sin qui, di quello che si è detto sull'idea dell'uomo laico, cioè dell'uomo che è il capitano del suo vascello, che è l'autore delle sue scelte, di tutte le sue scelte.
anche di quelle ultime, anche di quelle estreme. E così, professore, lei vuole veramente andar via? Chiese Don Rosario e aggiunse: lei ha fatto tanto bene, io ne sono testimone, caro professore, e il bene fruttifica. Salvemi di rimando. Don Rosario, lei è intelligente, non dica fesserie. Gli amici, quelli veri, mi ricorderanno. Ma per il resto, io sono già un tronco. Poi fu lui a chiedere a Don Rosario: ma perché la gente ha così paura della morte che costringe ad aspettare chi invece vorrebbe morire? E Don Rosario rispose: è una forma di rispetto, è una forma di affetto. Rispetto ed affetto ingiusti, caro Don Rosario. Io, se potessi, anticiperei il mio ultimo sonno, perché la morte è come un sonno, è come un riposo che non finisce più. Lei non può fare nulla per accelerare la sua venuta? Non può darmi una pastiglia? No? E allora preghi il Padre Eterno che mi faccia morire presto. Veramente, mi farebbe un gran favore. Salvemini fu esaudito 3 giorni più tardi, il 6 settembre del 1957. Don Rosario ne ricorderà per sempre il sorriso che disse era sorriso da bambino e da contadino insieme, gratuito come l'innocenza e la spontaneità. E questo è tutto. Grazie. Grazie Gaetano di questa appassionata redazione, non so come definirla, contributo che già mette in campo moltissime sollecitazioni. Io prima di passare la parola a Gianmarco, volevo soltanto fare 2 brevissime osservazioni. All'inizio, nella mia presentazione, ho detto che uno dei punti era quello della possibilità di attualizzare, come io credo, o meno, il pensiero e le attività plurale di Salvemini. Ora, in questo discorso sul laicismo, vi sono elementi in questa direzione. La distinzione tra intolleranza giuridica e intolleranza intellettuale che è stata fatta da Gaetano a me pare che ci aiuti molto in questa direzione e ci porti, e Gaetano ha parlato anche del concetto di intransigenza, a un punto che mi pare importantissimo in quest'epoca drammatica, per esempio l'accettazione della diversità nelle sue varie declinazioni. Una diversità, se guardiamo al contesto interno alla società civile di un singolo paese, ma se guardiamo anche a quello che sta accadendo a livello globale. La difficoltà, in sostanza, di convivere pacificamente con le diversità, rispettando le stesse, ma non a tutti i costi. Ecco, questo è un po' un elemento che mi pare sia emerso dal contributo di Gaetano e che ha fatto in modo che infatti Salvemini non sia stato una persona incapace di mettersi in gioco. A torto o a ragione è stato, lo dicevo prima, un interventista democratico ed è stato un antifascista radicale che non ha rifiutato la violenza sempre e comunque, quindi non ha rispettato in alcun modo chi non rispettava, come in qualche modo ha detto Gaetano, l'altro da sé, e dunque questo elemento a me pare molto importante per capire il passato di Salvemini, ma anche quel filone più o meno organico o disorganico che egli rappresenta. A questo punto do la parola a un altro membro della nostra Fondazione Rossi Salvemini, che è Gianmarco Condrano Altavilla, contro le filosofesserie, l'empirismo di Salvemini. Grazie. Grazie Andrea e grazie ad Armando Pepe per aver organizzato questa serata, nonché grazie agli altri relatori. Sì, diciamo, l'aspetto sul quale intendo trattenervi
su relativo al Magistero Salvemignano, nel mio caso è quello relativo all'impostazione, non solo storica, ma direi di divisione del mondo che aveva Salvemini della conoscenza. E volendo, diciamo, fare permettergli di autopresentarsi sul punto, volevo leggervi due righe tratte da un suo scritto chiaro, netto, come sapeva essere Salvemini, degli ultimi anni del 55, cioè Empirici e Teologi. Scriveva Salvemini così: vi sono due specie di filosofi, quelli delle idee chiare e distinte, come diceva Cartesio, quelli delle idee oscure e confuse. Quelli della categoria A sono i passerotti dell'empirismo e quelli della categoria B sono le aquile della teologia idealista. Queste negano a quelli ogni attitudine a filosofare. Io, diceva Salvemini, sebbene non abbia mai aspirato ad essere filosofo, neanche passerotto, sospetto di essere imparentato coi passerotti dell'empirismo. Quando non capisco, mi sento bensì umiliato per non capire, ma dopo aver cercato invano più volte di capire, confesso di non capire. Invece, le aquile dell'idealismo, quanto meno capiscono, tanto più sono convinte di capire e tanto più intensamente lavorano alla fabbrica del buio. Ecco, se uno volesse identificare il nucleo di metodo, di visione del mondo, anche di visione della storia, sicuramente, di Salvemini, potrebbe definirlo con una battuta come l'eterna lotta contro la fabbrica del buio. Perché, vedete, Salvemini, che pure ebbe una evoluzione intellettuale notevolmente complessa, e quindi, per esempio, nei suoi primi anni, non disdegnò di studiare tutta una serie di filosofi, di cercare di chiarire a se stesso in primo luogo alcuni dei grandi, tra virgolette, misteri che la filosofia cerca di sondare, è raggiunto, probabilmente mercé l'incontro con l'intellettuale, con Carlo Cattaneo, alla conclusione che moltissimi di questi problemi, moltissimi tentativi di affrontare questi problemi, per utilizzare il suo stesso linguaggio, altro non erano che un pestare acqua nei mortai, un crogiolo, appunto, di filosofesserie, vale a dire di pensieri vacui, sicuramente inutili, tracciati nell'aria senza alcun collegamento con i fatti e con le vicende concrete. Ma, e questo forse era a suo modo di vedere il delitto maggiore, soprattutto disonesti, nella misura in cui non permettevano a chi si confrontava con essi di capire, di chiarire, eventualmente di negare quello che era il pensiero altrui. Uno dei punti fondamentali sui quali Salvemini torna e torna più volte, sia nel suo lavoro di storico, ma anche nel suo magistero di docente e anche, diciamo, di animatore culturale, per utilizzare questa espressione, per esempio, è appunto il linguaggio. Vedete, molti di noi, anche senza essere teorici politici, scienziati della politica, storici del pensiero politico, si rendono conto che il linguaggio utilizzato dalla politica, anche ai suoi livelli più alti, è un linguaggio ambivalente, non proprio ambiguo, difficile da individuare, che viene rivoltato più e più volte
e anche fosse un calzino, per adattarsi alla situazione del momento. E così socialismo è una parola che ha migliaia di significati, liberalismo peggio che andar di notte, democrazia altrettanto, e così via, così via, così via. E spuntano, guarda caso, nelle mani dei pensatori, appunto, delle aquile del pensiero, come le avrebbe chiamato Salvemini, questi termini sempre con le maiuscole, sempre soppesati come se si stesse discutendo di qualche grande mistero, di qualche grande apparizione, di qualcosa di divino, appunto. Ecco, per esempio, del termine storia, scritto con la maiuscola, Salvemini scriveva: quanto alla storia, quella signora vestita alla greca che incorona un guerriero vincitore e mi racconta la verità, io ho sempre supposto che era una personificazione poetica, la quale non mi diceva nessuna verità e nessuna bugia, ma la verità dovevo cercarla io, negli storici, e se mi veniva qualche dubbio su quanto costoro mi raccontavano, dovevo andare io stesso a cercare la verità, risalendo, come gli dicono gli uomini del mestiere, alle fonti. Ecco, patria, nazione, storia, proletariato e così via. Questi termini collettivi indefiniti sulle cui ali si muovono, appunto, i filosofi dei più alti pensieri e tanti movimenti politici a loro seguito, a Salvemini proprio non andavano giù. Non andavano giù perché intorbidavano le acque, perché non riuscivi a trattenerli, neanche fossero dei capitoni, per chi vive qui a Napoli, a Capodanno, a Natale, che ti sfuggono tra le mani e non sei in grado di fermarli, piantarli ben lì con un significato specifico. Vedete, quando Ernesto Rossi, Andrea Ricciardi vi faceva riferimento, uno degli allievi prediletti, se non l'allievo prediletto di Salvemini, ricordava, ebbe a ricordare in diverse occasioni Salvemini da morto, diceva sempre: Salvemini non conosceva la borghesia, conosceva i borghesi, non conosceva gli operai, la classe operaia, conosceva gli operai, non conosceva il proletariato, conosceva i proletari, e sapeva che all'interno di tutte queste, diciamo, magmatiche ebollizioni di termini, in realtà quello che andava cercato erano le vite concrete dei singoli, gli interessi dei gruppi più o meno larghi, che però si mutavano, cambiavano, si disfacevano, si ricostruivano. E così poteva capitare che gli operai fossero alleati della borghesia del nord, nell'escludere magari gli operai del sud da certi diritti. Poteva capitare che ci fossero borghesi e borghesi, borghesi che avevano difeso la libertà, le libertà liberali, un certo modo di fare impresa, il marchese di Viti De Marco, per esempio, che tanta parte ebbe nel collaborare con Salvemini all'Unità, e invece quei borghesi che sfruttavano lo Stato ad ogni piesso spinto per, citando Ernesto Rossi, privatizzare i profitti e socializzare le perdite. Ecco, Salvemini era convinto che la purificazione del linguaggio, nel senso di capirsi, di intendersi sulle parole prima di iniziare un qualsiasi discussione, fosse fondamentale per arrivare, non necessariamente ad intendersi, come sottolineava il professore Pecora, ma se non altro a capire, e quindi a poter prendere con coscienza, con consapevolezza, le proprie decisioni.
a quello del linguaggio legava inevitabilmente il problema della logica. Perché una volta chiariti i significati, una volta messe in chiaro le carte in tavola, bisognava capire come questi significati, come queste carte si legassero l'una all'altra. E quindi Salvemini pazientemente, insieme al suo interlocutore, batteva su ogni angolo del muro del proprio pensiero e del pensiero dell'altro per vedere se dietro ci fosse effettivamente il cemento o se a un certo momento, come capita nel cartongesso, il muro cedesse perché dietro la sostanza, la connessione logica era venuta meno. Nel dibattito sulla scuola, ricorda tal riguardo Bobbio, a un certo momento Salvemini, stancato da tante discussioni inutili, tante appunto logorree che a nulla portavano, disse: facciamogli studiare poco e bene, volete un buon libro da fargli studiare, dategli la logica di Stuart Mill. Perché riconosceva in quell'autore non solo chiaramente un'affinità che gli veniva per esempio dalla questione della tolleranza sulla quale si è soffermato Gaetano Pecoro, ma la capacità con chiarezza di indirizzare i ragazzi a un pensiero che ad A facesse seguire B, facesse seguire C, facesse seguire D, e non che saltasse da A a D senza capire perché, solo per opere e virtù dello Spirito Santo o di qualche spirito terreno. Salvemini credeva fermamente che la logica, la capacità di incanalare, inanellare i pensieri con ordine e chiarezza, permettesse la via non solo di una consapevolezza del mondo valida, ma anche la preparazione ad un agire morale. Chiariamoci, Salvemini non era convinto che la semplice conoscenza, né tantomeno la conoscenza logica, permettesse all'uomo di agire bene. Ma senza quel presupposto, senza la chiarezza del pensiero, senza la logica concatenazione di concetti ben chiariti, qualsiasi scelta non sarebbe stata altro che il frutto della confusione, probabilmente della confusione ingenerata da altri per propri scopi. Questi due punti si collegano in maniera serrata al concetto di limite, che secondo me è tutto sommato centrale sia nel metodo storico che nel metodo gnoseologico di Salvemini. Perché vedete, lui si rendeva conto di essere un uomo tra gli uomini, si rendeva conto di avere una conoscenza limitata di un mondo complesso. Si rendeva conto che le proprie conoscenze, le proprie verità potevano sorreggersi solo e solamente sulla base di un continuo lavorio per aderire ai fatti, da un lato, e dall'altro sul continuo confronto con le posizioni altrui. Vedete, descrivendo il mestiere, dove non è una deminuzio, anzi proprio dall'idea del lavorio costante come il cesellatore che deve continuamente rivedere il suo vaso. Scrivendo il mestiere dello storico, Salvemini e i suoi problemi diceva così: non è possibile rintracciare la linea dello sviluppo dal passato al presente senza importare in siffatta ricerca le preferenze, i pregiudizi, le passioni del presente. E poi i metodi della ricerca scientifica non trovano mai nei fenomeni sociali una materia così maneggevole come in quelli del mondo fisico. Finalmente
c'è sempre nel processo storico l'imprevedibile. Per esempio, chi mai nel 44 prevedeva la bomba all'idrogeno del 45? E fra gli imprevedibili c'è soprattutto l'individuo umano. Pascal ci ha insegnato che il naso di Cleopatra decise le sorti del mondo romano e che senza il piccolo calcolo nell'uretra di Cromwell le cose sarebbero andate chissà come diversamente in Inghilterra. Questo non vuol dire che non abbiamo nulla da fare, diceva Salvemini, semplicemente che non possiamo fare tutto. Chi legge gli scritti e i discorsi di Mirabeau resta stupefatto dalle molte previsioni di quell'uomo che si avverarono. Madame de Staël disse di lui: sapeva tutto e prevedeva tutto. Prevedeva tutto, aggiunge Salvemini, perché sapeva tutto. Naturalmente portava in sé la scintilla del genio. Ma anche chi non è un genio può cercare di conoscere più che sia possibile del passato e del presente e su quella base costruire qualche prudente ipotesi sugli sviluppi, perlomeno prossimi, degli eventi che gli stanno dinanzi. Meglio poco che niente. Ecco, meglio poco che niente. In Salvemini la consapevolezza del limite, della gradazione di quello che si può fare, della gradazione di quello che è l'agire umano nella nostra esistenza, lo portava a sperare e a impegnarsi per un po' di più di conoscenza, un po' di più di intelligenza, un po' di più di educazione, un po' di più di apertura verso il prossimo, un po' di più di benessere per tutti. E in quel po' di più la cifra del Magistero Salveminiano, nell'additare a ciascuno di noi i nostri limiti e allo stesso tempo nel dire possiamo superarli, non del tutto, ma un passetto alla volta. Vedete, quando stava per concludere il suo tempo mortale, in una delle chiacchierate che si trovò a fare, il professore Pecora ha parlato di quella con Don Rosario, io voglio ricordare quella con Ernesto Rossi. A un certo momento, quello che stupisce, Rossi riporta le sue ultime parole, non è solamente la serenità, la calma con la quale quest'uomo affrontava la morte che gli stava venendo da notte, ma alcuni suoi pensieri rivolti proprio alla necessità di un graduale miglioramento, di una graduale consapevolezza, di uno sforzo continuo per migliorare se stessi. Ed in quella cifra, in quello sforzo, in quel continuo cercare di limare, Carlo Cattaneo, il suo maestro, avrebbe detto quel fondo orribile che anima tutte le nazioni di bestialità, di brutalità, di ignoranza, che sta la grande eredità salveminiana. Ora, come diceva giustamente Andrea Ricciardi all'inizio di questa chiacchierata, noi, anche pur condividendo tante parti del Magistero Salveminiano, siamo chiamati a non fare santini. Siamo chiamati a fare un'analisi per quanto possibile rigorosa, per quanto limitata, come ci insegnava Salvemini, rigorosa di quella che è stata l'evoluzione del suo pensiero. E portandolo avanti si scoprirebbe, come tra l'altro Canto qui stesso sottolineava, le incongruenze, le contraddizioni, gli andirivieni, tutti elementi tipici di chiunque e anche di Gaetano Salvemini. Oggi è molto in voga una tendenza a condannare soprattutto uomini del passato, pensatori o protagonisti della storia in base a determinati loro errori, scordando appunto che ogni uomo
è un bilancio nel quale ci sono tante partite attive, ma anche tante partite negative. Benjamin Franklin commerciava in schiavi, Wittgenstein menava bambini e quant'altro. Ecco, cercando le partite negative si trovano anche in Salvemini, ma al confronto con tante delle aquile del pensiero cui faceva riferimento, almeno a mio modesto giudizio, questo passerotto dell'empirismo è riuscito a volare molto di più e molto più in là delle aquile che alla fine probabilmente si sono scoperte o abbiamo scoperto gallinacei di comune specie. Grazie. Grazie Gianmarco. Prima di dare la parola a Mirko non posso esimermi dal fare alcune osservazioni anche per legare un po' le diverse situazioni, perché anche il contributo di Gianmarco mi ha fatto riflettere su almeno alcuni punti. L'espressione fabbrica del buio da cui è partito trovo che sia veramente significativa e che ci riporti a un aspetto importantissimo del Magistero di Salvemini, non so se in questo caso definirlo così, cioè a quello che poi in qualche modo Gianmarco ha detto, cioè la chiarezza, il fatto che per incidere bisogna saper spiegare qualcosa, e se la si sa spiegare significa che si è riusciti a comprenderla e che quindi questo qualcosa ha un rapporto con la realtà, un rapporto autentico e non è un'astrazione o una forma ideologica priva di sostanza. Egli si è caratterizzato molto per questo approccio, il che non vuol dire, come è stato in qualche modo detto, aver avuto una coerenza nella sua vita. Salvemini aveva un carattere abbastanza umantino, era un uomo tormentato, ha cambiato molte idee, aveva un'onestà profonda nel mettersi in discussione. E questo faceva la differenza rispetto alla solidità dei suoi argomenti, in ogni ambito, io credo. E, lo ha detto Gianmarco, questo appunto ci aiuta ancora di più a non definirlo come un santino, bensì come un uomo cosciente dei propri limiti. Ecco perché era così bravo a mettersi in discussione e non soltanto a criticare qualche volta in maniera scomposta il prossimo. Vorrei ricordare il titolo di un libro del nostro collega amico Sergio Bucchi, La filosofia di un non filosofo, che in qualche modo, diciamo, basti pensare solo al titolo, c'entra un po' con l'approccio di Salvemini a determinate situazioni. E vorrei anche aggiungere che dalla relazione di Gianmarco viene fuori qualche altro elemento di attualità, perché lui ha parlato del linguaggio della politica che è ambivalente, ha parlato del liberalismo e del socialismo che vogliono dire tante cose diverse. Ecco, direi che il modo che Salvemini ha avuto di far politica è stato un modo molto serio e concreto, nella misura in cui egli non ha mai amato i dogmi ideologici, pensando di dover calare le idee nella realtà. Ecco perché è stato un fautore di un riformismo forte. Quindi non è stato, pensando al socialismo, né un massimalista, diciamo così, che voleva chiudere la realtà in una dimensione ideologica, né un fautore del riformismo di piccolo cabotaggio. Perché? Perché quel riformismo era molto vicino al potere e Salvemini non era un uomo di potere. Noi non abbiamo ancora sottolineato l'importanza di questa parola e di questo concetto. Era così lontano dall'idea di amare il potere che fino alla fine della sua vita ha continuato a guardare al basso della società, l'ho detto all'inizio. E quindi questo elemento, secondo me, lo ha sempre influenzato positivamente nella sua capacità di capire realmente che cosa stesse accadendo all'interno della società. Ecco perché, diciamo, a Croce preferiva Cattaneo. Adesso la dico rapidamente per evitare di tediarvi.
Ci sarebbero altre cose da dire su quello che ha detto Gianmarco, però passo la parola a Mirko Grasso, l'indagine territoriale di Salvemini. Grazie. Salve, buonasera a tutti. Ringrazio insomma gli amici che mi hanno invitato a parlare, ringrazio Armando Pepe che non conoscevo insomma prima di questa occasione, sono molto contento. Io dopo la relazione di Gaetano e di Gianmarco mi sento terzo fra cotanto senno perché insomma abbiamo veramente messo sul tavolo delle questioni molto importanti e sono molto contento di aver ascoltato le vostre riflessioni. Ma io parto per queste mie brevi riflessioni sull'inchiesta sociale da una osservazione che è stata fatta dal primo intervento. La figura di il rapporto tra Salvemini e la figura di Scarpati, insomma, vicende della vita mi hanno portato a riordinare l'archivio di Scarpati e pubblicando in quest'ultimo periodo alcune carte di Scarpati su Salvemini. Ora, Scarpati è una figura molto particolare perché è prete fino al 66-67, poi dopo si spreta, va in Sud America, a Caracas e diventa un affermato sociologo. Rientra in Italia negli anni 70, lavora per un ventennio come consulente per enti pubblici e società private, sempre però portando avanti l'indagine sociologica, appoggiando, diciamo così, le iniziative di comprensione culturale che particolari enti chiedevano prima delle, diciamo, delle attività economiche da realizzare. È stato consulente per l'ENI, ad esempio, in Africa, in Sud America. Questo lo dico perché sì, è cruciale e fondamentale il rapporto tra questo giovane prete e l'anziano storico. Ho pubblicato il memoriale completo in cui insomma ci sono queste parti che Gaetano Pecora ha egregiamente rievocato prima. C'è un pezzo di questo memoriale che però nella sua completezza è venuto fuori in quest'ultimo periodo e che insomma ho studiato a fondo per ricostruire meglio i rapporti fra loro due e che ci riconducono anche al tema delle riflessioni che cerco di sviluppare brevemente sull'inchiesta. E cioè Scarpati conosce Salvemini nel 54, il 25 novembre del 54, e ho questa data perché risulta da alcuni riscontri documentari e soprattutto perché a casa della famiglia di Scarpati, delle figlie, Don Rosario Dobra ha tre figlie, tra l'altro molto giovani perché sono nate all'inizio degli anni 70 tutte e tre, è custodita l'edizione degli scritti meridionali di Salvemini che il nostro storico realizzò, come sapete, per Einaudi nel 50, in quegli anni lì, cioè il 54 e il 55. Questa edizione è autografata con una dedica che a Gaetano Pecora piacerebbe tanto perché Salvemini scrive a Rosario in ricordo della nostra segretissima amicizia. E perché torno su questa amicizia? Perché Scarpati sì, è sacerdote e praticamente è all'interno della sinistra della Democrazia Cristiana, lavora anche nell'Azione Cattolica, si è occupato del codice di Camaldoli, raccogliendo la documentazione dopo, è vicinissimo a Pasquale Saraceno, a quel mondo, diciamo così, della sinistra della Democrazia Cristiana che si sta ponendo particolari interrogativi e quesiti anche per l'indagine sociale nei primissimi anni 50. Quando Scarpati conosce Salvemini c'è un piccolo, diciamo così, aspetto che va messo a fuoco meglio. E cioè, leggendo il memoriale, a un certo punto, lo ricordava prima Gaetano, diceva che insomma voleva essere portato a spalle da questi giovani amici. E io ho indagato su questi giovani amici perché nel memoriale di Scarpati in realtà vengono riportati soltanto i nomi, un certo Emilio e un certo Antonio, ai quali Salvemini, insomma, verso i quali dimostra grande amicizia e apertura. Per farla breve, queste tre figure, Scarpati, Emilio Luongo e Antonio Oliva, erano tutti e tre coetanei, nati nei primissimi anni 30, uno di questi è ancora vivo ed è Emilio Luongo, e avevano realizzato, nel momento in cui conoscono Salvemini, un'inchiesta su Napoli. Stavano stendendo un'inchiesta su Napoli,
un'inchiesta su alcune parti della città di Napoli, non su tutta, per raccontare Napoli al di fuori della retorica, del folklore, sostanzialmente prendendo ispirazione dallo studio di Zavattini sulla città di quegli anni, e si presenta prima Don Rosario tramite Giuliana Benzoni, pare che Don Rosario fosse amico della madre della Benzoni, si presentano in questa circostanza e Salvemini naturalmente resta molto colpito da questo giovane prete per tanti motivi. In particolare, il giorno dopo la conoscenza del novembre, leggo testualmente da questa piccola parte del memoriale di Salvemini, di Scarpati, scusate, e il giorno dopo tutti e tre questi ragazzi si presentano alla Rufola. E alla Rufola iniziano a parlare di questa inchiesta, e leggo dalle queste righe, diciamo, inedite di Scarpati che sto pubblicando in un mio libro di interviste e testimonianze su Salvemini. E dice: il professore organizzò attorno al tavolo della stanza da pranzo una specie di seduta. Quando parlammo con le mani tese sulle carte a indicare quasi topograficamente i centri di attenzione del problema napoletano, il professore letteralmente si entusiasmò. Disse che da più di 40 anni aveva intravisto su di un piano amministrativo quello che noi gli illustravamo quasi plasticamente e che le nostre idee immediatamente dovevano essere valutate, documentate ed esposte criticamente, perché l'idea era fisica, era l'idea concreta del problema napoletano. Ecco, procede la narrazione, perché Salvemini finanzia con 200.000 lire, frutto del premio che aveva ricevuto dall'Accademia dei Lincei, il premio Feltrinelli, finanzia l'inchiesta di questi tre giovani. Una cosa poco nota, diciamo così, intorno all'opera di Salvemini, perché l'inchiesta non esce, diciamo così, entro il 57, Salvemini muore a settembre, esce nel 59, ma esce presso Feltrinelli, grandissimo editore, che nel 57 è totalmente assorbito dal successo internazionale del dottor Zivago, che pubblica proprio in quell'anno. L'inchiesta è fondamentale, anche perché si intitola appunto Napoli com'è, e ha una brevissima sconosciuta lettera di Salvemini a Gian Giacomo Feltrinelli in apertura. Il libro è pubblicato, quindi quello che dico è riscontrabile tranquillamente. In questa breve lettera di presentazione dell'agosto del 57, Salvemini muore il mese dopo, lettera probabilmente dettata, non scriveva più da almeno giugno del 57 Salvemini, c'è questa particolare triangolazione che apre anche ulteriori riflessioni poi sulla collocazione delle opere di Salvemini presso Feltrinelli, iniziativa meritoria che prese Ernesto Rossi, eccetera, eccetera. Ebbene, Salvemini in questa lettera si esprime così a Feltrinelli, chiamando in causa Angelo Saraceno, il fratello di Pasquale, col quale era in stretta collaborazione per le attività meridionaliste, e Salvemini glielo dice chiaramente: sostieni questa inchiesta su Napoli perché c'è finalmente Napoli senza pizze, senza mandolino, senza mare chiaro, e finalmente la Napoli appunto com'è. Questi ragazzi hanno fatto opera meritoria. E perché Salvemini guarda alla tipologia e alla modalità dell'inchiesta? È chiaro che c'è da riprendere fra le mani il volume per Einaudi che aveva da poco licenziato, il primo di quella che doveva essere la sua, tra virgolette, opera omnia, poi l'esperienza, il rapporto con Einaudi si arena, perché Einaudi appunto aveva in quel momento problemi economici, chiede dei sostegni economici a Salvemini per la pubblicazione. Salvemini si tira dietro anche il consiglio di Ernesto Rossi, si rifiuta di firmare alcune azioni, di partecipare appunto alla spesa delle edizioni, e nasce soltanto il primo volume degli scritti della questione meridionale, curato dallo stesso Salvemini. L'introduzione è un capolavoro. Non casualmente questo libro che lui raccoglie sulla sua produzione meridionalista, con grande mio dispiacere, penso anche di Gaetano e di Gianmarco, esclude Cocò all'Università di Napoli o la Scuola della Malavita, e Salvemini ha escluso da questa antologia uno dei suoi articoli, a mio modesto avviso, più belli e gustosi, comunque di un'altra epoca. Tuttavia si apre con l'inchiesta giovanile sua su Molfetta del 96 e si chiude con l'inchiesta Molfetta 1954. È il tema del Mezzogiorno, è il tema dell'indagine meridionalista che Salvemini sta riprendendo. C'era già, diciamo, era partito nel 96 col suo primissimo scritto di esordio per la critica sociale di Turati, e poi dopo, alla luce
diciamo così, dell'evoluzione delle sue idee, che è stata già rievocata, ma soprattutto io credo dei rapporti e dei contatti stretti che ha avuto con la scuola sociologica americana, quando lui appunto con Alvin Johnson entra in quel consesso, appena appunto arrivato in pianta stabile appunto in America, si percepisce nell'ultima inchiesta molfettese questa profonda influenza. Non casualmente io devo ricordare che appunto un grande urbanista italiano, studioso di architettura, che si chiamava Marcello Fabbri, quando scrive negli anni Ottanta un atlante appunto dell'urbanistica italiana, proprio richiama le esperienze delle inchieste di Salvemini. Non casualmente quell'atlante fu pubblicato dalle edizioni di Comunità, appunto, di Olivetti. E quindi c'è questa, diciamo così, particolare attenzione nell'ultimissimo Salvemini al tema e alla tipologia dell'inchiesta. Tipologia dell'inchiesta è nelle sue corde, perché sono tutti dati, fatti, numeri che incasella, incastra per raccontare l'evoluzione di una realtà. Certo, naturalmente c'è una differenza tra il Salvemini del 96 e il Salvemini del 54, e quel Salvemini, diciamo così, inizialmente marxista, ma marxista a modo suo, che conosce una rapida evoluzione delle idee già in quegli anni e che si incammina verso la strada del riformismo e successivamente appunto del federalismo. In questo passaggio ci sono alcuni punti fondamentali che sono stati già rievocati nel passaggio, diciamo così, nel cantiere dell'inchiesta di Salvemini, e cioè la figura di Cattaneo, l'opera di Cattaneo, che appunto è di poco successivo l'innamoramento di Salvemini a Cattaneo, quegli anni in cui insegnava da professore al liceo di Lodi, ma anche c'è il Salvemini medievista nella prima inchiesta, perché per esempio tanti aspetti dell'autogoverno cittadino, della partecipazione appunto all'organizzazione della vita politica e della vita pubblica, ecco, Salvemini ha dedicato delle pagine molto importanti, per esempio studiando Bartolo da Sassoferrato alla fine dell'Ottocento. Quindi diciamo che nella sua modalità di guardare alla realtà urbana di Molfetta, è chiaro che è un testo che è pubblicato nella Critica Sociale, poi in volumetto appunto, quindi in qualche modo presagisce, no, l'intervento e l'azione del Partito Socialista in quella zona, però è appunto un socialismo tutto salveminiano che ha degli elementi di grande modernità, e questo è un punto credo che sia molto importante. Io proprio qualche giorno fa ho recuperato un testo di Salvemini, anche questo sconosciuto, si intitola Cuore infranto, storia vera, è un raccontino autobiografico che Salvemini manda a un suo amico, 1893, quindi a 20 anni, un suo amico di Molfetta, che aveva dato vita a un giornale di studenti, si chiamava Antica Respa, il vecchio nome molfettese, e è un Salvemini totalmente, diciamo così, per certi versi sconosciuto, scrive questo racconto in realtà molto autobiografico di un pretino, definisce così, un sacerdote, che si trasferisce con lui a studiare in una grande città e che con lui condivide ansie e timori di un giovane che ha lasciato la famiglia per andare in una grande città del nord. Ebbene, in questo racconto in parte autobiografico c'è tutta la descrizione della nuova città che Salvemini conosce, per cui l'attenzione alla conformazione diversa della trama urbana, il paragone tra le città del nord e le città del sud che egli aveva conosciuto, un'attenzione appunto proprio alla conformazione urbanistica della città, certamente dà una luce, diciamo così, di particolare modernità nel metodo di indagine salveminiano. Per questo motivo rivede egli stesso l'inchiesta del 96 con la nuova versione del 54. Ecco, in questo lavoro di raccolta che ho fatto delle interviste e testimonianze è stata molto preziosa la testimonianza di Liliana Gadaleta Minervini di Molfetta, che all'epoca era giovanissima, neolaureata a proposito di laicismo presso l'Università La Cattolica, e che Salvemini accoglie, diciamo così, a Sorrento, smonta completamente la tesi di laurea che Liliana doveva discutere, però ecco, diventa questa giovane appunto laureata in filosofia uno dei suoi punti di riferimento per il reperimento di dati e statistiche su Molfetta. Ecco, e lì, rileggendo l'ultima inchiesta
diciamo così, salviniana, ben si comprende, a parte l'evoluzione delle sue idee, l'evoluzione del suo socialismo, ma anche questa sua capacità di leggere la realtà urbana necessaria per capire l'intervento e per programmare un intervento di natura appunto sociale e quindi politica in maniera ponderata, in maniera, direbbe il nostro appunto Salvemini, concreta. Ecco, io credo che, conclusione, sia a mio modesto avviso, guardando anche all'evoluzione, diciamo così, di questo genere dell'inchiesta negli ultimi 50 anni, 60 in Italia, credo che questo sia stato veramente uno dei lasciti suoi operativi che ha maggiormente inciso. Basti pensare che appunto i rapporti sono stati anche chiariti da alcuni studiosi con appunto Scodellaro. Scodellaro pubblica L'uva Buttanella in quegli anni, che è appunto insieme a Contadini del Sud una modalità di approccio e di descrizione ai problemi della realtà appunto lucana. Ma per andare poi avanti devo necessariamente ricordare, caro amico, il compianto Alessandro Leogrande, che è morto qualche anno fa improvvisamente, che ha prodotto numerose inchieste sul Mezzogiorno, sulla Puglia in particolare, sui fenomeni malavitosi, ma anche sui fenomeni migratori, e anche da vice direttore della rivista Lo Straniero ha sempre richiamato il suo forte legame con l'inchiesta salveminiana. Tracce della sua inchiesta di Salvemini sono appunto sparse nelle edizioni di Comunità. Insomma, tutto un mondo laico, minoritario, laterale rispetto ai grandi partiti, ma che ha prodotto importanti narrazioni delle varie realtà territoriali italiane. Ecco perché, qui concludo, l'ultimo minuto, è molto importante la suggestione che ha lanciato prima Gaetano Pecora nei rapporti fra Salvemini e Scarpati, proprio perché si confronta con questi giovani ricercatori. E Scarpati, appunto, un sacerdote che si è formato un po', come posso dire, da autodidatta nel campo dell'indagine sociologica. L'altro signore che ho intervistato, che è ancora vivo, purtroppo adesso sta poco bene, che si chiama Emilio Longo, era uno studioso di architettura, appunto. E Salvemini, quando si reca prima a Napoli e poi a Sorrento nel novembre del 47, non casualmente, io credo, ha un lungo colloquio con Roberto Pane, studioso di storia dell'arte, di architettura, insegnava appunto a Sorrento, queste discipline, e che appunto avrebbe, diciamo così, ha lasciato traccia di questo incontro Salvemini nel suo diario del 47. Per cui io credo che questo, a modesto avviso, può essere un punto notevole del contributo di Salvemini a un'indagine territoriale che appunto possa essere da supporto all'iniziativa culturale. Non dimentichiamo che proprio negli ultimi anni, 54-57, ha sostenuto non solo economicamente ma anche con partecipazioni a eventi, convegni, per esempio a tutto quel mondo fatto di educatori, operatori culturali, operatori scolastici che ruotavano intorno al movimento di collaborazione civica, partecipando tra il 54 e il 55 agli incontri di Sermoneta, ma anche appunto a Roma, intervenendo proprio su queste questioni, spazi e socialità. Io credo che abbia contato per questo in lui molto appunto l'esperienza statunitense, e che appunto anche il suo metodo di indagine ne sia rimasto profondamente influenzato. E penso che appunto, e qui concludo, il canale dell'inchiesta salveminiana vada appunto approfondito e meglio indagato, proprio perché credo ci siano forti elementi di contemporaneità. Grazie. Grazie Mirko. Anch'io vorrei ricordare l'amica Liliana Gadaleta, che ho conosciuto diversi anni fa e che mi ha diciamo messo a parte di questo bellissimo carteggio con Salvemini. E io poi, diciamo, ne ho ritardato in qualche modo la pubblicazione non integrale per ragioni varie che non sto a specificare, ma insomma la conoscenza e il dialogo con Liliana si è poi intersecato appunto con quello che Liliana ha avuto con Mirko, che invece ha prodotto poi già, diciamo, una pubblicazione importante. E a proposito della distruzione, diciamo così, della tesi di Liliana Gadaleta, bisogna anche dire che nell'inchiesta appunto del 54, che ha appena citato Mirko, Salvemini, con la stessa determinazione con la quale
cercava di indirizzare gli studi e la coscienza in qualche modo di una giovane studentessa, chiedeva a questa giovane studentessa aiuto per i suoi stessi studi e le sue stesse valutazioni. Quindi il vero maestro che dà ai giovani, non perché dall'alto della posizione della cattedra trasmette un insieme di nozioni e di dogmi, ma apprende dal giovane stesso, e quindi il dialogo diventa il fulcro, diciamo, della crescita, che è una crescita comune non solo del giovane ma anche del meno giovane. Questo ci tenevo a dirlo perché la citazione che ha fatto Mirko di Liliana mi ha fatto venire in mente questa cosa. E due cose ancora. Noi abbiamo visto dalla relazione di Mirko che Salvemini non fu soltanto un uomo attento alle diversità, diciamo così, politico, partitiche, ideologico, culturali, eccetera, ma addirittura un uomo che fu, potremmo dire, multidisciplinare, qualche volta senza neanche saperlo. Addirittura la sua eredità, poi, e il suo messaggio vanno in ambiti, l'urbanistica, l'architettura, che non sono esattamente i suoi ambiti, diciamo, di partenza. E quindi questa eredità, che è stata viva nel corso del Novecento e che continua, dopo la sua scomparsa, che continua a essere in qualche modo presente adesso, come ci ha dimostrato Mirko Grasso. Un approccio, quindi, quello di Salvemini, questo è il punto vero, un metodo, un approccio alla realtà che si vede poi in vari ambiti e che, tornato egli dagli Stati Uniti nell'ultima stagione, appunto, che sarà quella del, diciamo, il nucleo del convegno di Firenze a cui ho fatto riferimento precedentemente all'inizio ottobre, proprio l'ultimo Salvemini, un Salvemini antico nel senso che vive le sue radici e il suo percorso, ma un Salvemini anche cambiato dall'esperienza dell'esilio e da una serie di contatti che gli aprono ulteriormente, come dire, la testa, e lo portano a elaborare una serie di riflessioni che in qualche modo, come ha ricordato Mirko, sono presenti appunto nell'ultimo Salvemini. Quindi anche questo contributo ci ha consentito di cogliere l'ampiezza, la vastità, io direi orizzontale e verticale, di una figura centrale della cultura italiana e di un grandissimo intellettuale. Quindi ringrazio tutti, passo la parola ad Armando, se ci sono domande, e quindi grazie. Ci sono domande, gli spettatori, qualcuno che sta qui, che vediamo, se qualcuno vuole prendere la parola per porre la domanda, può farlo scendendo il microfono o scrivendo in chat. Luigi, mi pare. Hai alzato la mano, sì, prego. Sì, ho imparato molto. Io sono, diciamo, non uno studioso di Salvemini, un lettore di alcune cose di Salvemini. Ecco, e per quanto riguarda la laicità, a me, diciamo, di Salvemini ha sempre interessato, diciamo, lo studio che lui fa delle istituzioni ecclesiastiche. Ecco, ci ha visto nel concreto, diciamo, nel periodo del Risorgimento, nel periodo del fascismo, il Concordato, che appunto, come diceva il professor Pecora, sì, insomma, non sono, diciamo, schematiche, ecco, quindi sono legate a una visione approfondita, diciamo, e non caricaturale, ecco, di alcuni aspetti che pure invece il vecchio positivismo anticlericale aveva nei riguardi della storia delle istituzioni ecclesiastiche. Ecco, poi per quanto riguarda le Aquile, ricordo che Salvemini, quando parlava parlando di Gentile, disse: insomma, è uno che quando gli facevi una domanda, alla fine dimenticavi, e lui cominciava a parlare, dimenticavi pure la domanda che gli avevi fatto. Insomma, ecco, e per quanto riguarda Croce, questo che è anche stata la mia modesta impressione, diceva che ogni tanto lo capiva, insomma, ecco. Però Croce lo riconversava, perché appunto il professor Maffei mi diceva che
E quando visitò appunto l'Istituto Storico di Croce, aiutava anche, diciamo, nelle minime incombenze a sistemare i libri. Quando c'era un libro di Salvemini, anche di storia, Croce gli, e domandavano dove lo mettiamo, e Croce diceva: no, no, mettetelo tra i rifugiati politici, non lo metteva tra gli storici. Ecco, e questo qui, ecco, poi. Insomma, ecco, riguardo poi al ritorno dell'America, certo lui c'è stato molto impressionato, eccetera. Ma sono scritti che però riguardano il ritorno dall'America, sono anche molto preoccupati della politica americana, diciamo, degli anni immediatamente successivi alla fine della prima guerra e della seconda guerra mondiale. E nient'altro. Grazie Luigi. Volevo dire solo una cosa su Croce, piccolissima. Recentemente, per altri motivi, ho trovato una cosa che scrisse Parri, l'ultimo Parri, su Benedetto Croce, e che mi ha fatto venire in mente Salvemini, perché io adesso all'inizio ho detto che Salvemini era un uomo del popolo, nel senso più nobile del termine, quindi non stiamo parlando di populismo, cerchiamo, per tornare a Gaetano, di non fare, diciamo, confusione con le parole. Era una persona vicina al popolo, nel senso che veniva da una dimensione popolare e non l'ha mai abbandonata, anche quando è entrato nelle stanze più alte, come dire. E questa era la sua versatilità, è un'altra caratteristica, appunto, che mi sembra importante. E Parri, a proposito di Croce, scrisse delle cose abbastanza terrificanti, tra cui il fatto che Croce trovava normale che i suoi contadini dormissero con le pietre come cuscino, perché era, scriveva Parri, un classista, semplicemente. Cioè, con parole abbastanza ruvide scritte su lettere ai compagni, Parri, che insomma aveva avuto un qualche rapporto, diciamo, ideale con Salvemini, sottolineava la distanza tra Croce e la dimensione popolare, per così dire, della società. Consentitemi questa espressione un po' impropria. Il contrario di Salvemini. Salvemini, fino alla fine, non ha mai abbandonato questo tipo di situazioni. Quindi, al di là del filosofeggiare, c'era un discorso, tra virgolette, più personale ancora, più umano, che distingueva queste due figure, a mio modestissimo avviso, precisando io che non sono un esperto, diciamo, di Croce, e non voglio fare qua, diciamo, il maestro che mi induce a paragonare i due. Ma insomma, qualche episodio, qualche situazione la dice lunga sulla distanza tra queste due figure e sul fatto che appunto Croce è stato per Salvemini una figura abbastanza, come potrei dire, controversa. Quindi posso intervenire? Gaetano. Sì, no, guarda, me ne hai dato, come si dice, l'appicco, perché poi, siccome dovrò svolgere una relazione tra Croce, su Croce, i rapporti tra Croce e Salvemini, cioè, e poiché tu hai messo in mezzo un terzo personaggio, in questo caso Parri, pure io voglio mettere in mezzo un terzo personaggio, però ci arrivo tra un momento, perché non lascio la parola subito a Salvemini. Intanto mi riaggancio a quello che diceva Gianmarco sui due modi di affrontare, sui due modi di essere storici, gli storici idealisti e gli storici empirici. Ecco, io voglio citare Salvemini, dice così: guardate, c'è da ammirare il mordente amaro con cui scrive Salvemini. Li caratterizza così: messo dinanzi ai fatti che deve spiegare, lo storico empirico risale dal presente al passato e poi discende dal passato al presente e spiega il presente come risultato del passato. Lo studioso idealista, invece, considera il passato e il presente come viaggi verso un futuro predeterminato. Attenzione, non è il passato che spiega il presente e questo poi spiegherà il futuro, quale che debba riuscire, no? È il futuro che spiega il presente e il passato, e voi non potete comprendere né il passato né il presente se non conoscete il futuro. Io, storico empirico, diceva Salvemini, vi dichiaro francamente che non conosco il futuro e che appena appena conosco frammenti del presente
e del passato. Magnifico, magnifico. Tutto questo ci conduce a quello che peraltro già annunciava, l'umiltà con la quale si affrontano i problemi. Che cosa c'entra con la laicità? C'entra in un certo senso, c'entra per tante ragioni, ma nell'aspetto che voglio sottolineare io è questo. L'umiltà significa parlare in prima persona. Io penso che, io non credo che. Voi sapete che il titolo di Croce, di uno dei suoi libri più famosi, è Perché noi non possiamo non dirci cristiani. Ecco, forse non a tutti è noto che questo titolo, oltre che il contenuto del libro, venne, è il terzo personaggio, Andrea, che ora metto in mezzo, il titolo del libro, oltre che il contenuto del libro, venne rovinosamente censurato da Guido Calogero, in un brano che io vi voglio leggere, e poi mi taccio. La realtà è che quel saggio, perché non possiamo non dirci cristiani, la realtà è che quel saggio immeritatamente famoso è uno dei meno persuasivi che abbia mai scritti Croce, il quale ne ha notoriamente composti di bellissimi. E sarebbe ora che qualcuno ne analizzasse con cura le incoerenze teoriche e le storiche inesattezze. Quel saggio di Croce è sbagliato persino nel titolo. Ma quando mai un filosofo può parlare al plurale? È forse egli un re che adopera il plurale maestatis? Un filosofo parla agli altri, non può parlare a nome di altri. Questa è la regola fondamentale dell'autenticità del suo discorso. Se parla a nome di altri, non è più filosofo, ma è politico, cioè portavoce di pluralità organizzata. E gesto politico, di fatto, fu ai suoi tempi quel saggio di Croce, per quanto mascherato di confusa filosofia. E parole non c'è a pulcro, avrebbe detto il poeta. Allora, ti ringrazio naturalmente Gaetano per questa precisazione ulteriore in direzione, diciamo, di Croce, che comunque è una figura naturalmente centrale, ma appunto su cui forse talvolta si accettano in maniera acritica alcune cose senza forse andarle a discutere nel merito. Questo almeno è il mio modestissimo parere. Una cosa volevo dire, che si collegava a quello che aveva detto Gianmarco prima e quello che ha ripreso adesso Gaetano, l'antideterminismo di Salvemini, cioè l'idea che appunto la storia fosse qualcosa che non poteva essere prevista, per l'appunto, e non poteva essere prevista nella misura in cui non poteva essere sempre e comunque il processo storico chiaro e quindi deducibile da una serie di passaggi. E questo mi fa pensare a un altro personaggio che con Salvemini c'entra pochissimo, ma che è importante da un punto di vista metodologico, penso soprattutto agli ultimi decenni della sua vita, Vittorio Foa. Oggi va molto in voga una frase, tutti voi sentirete spesso: la storia non si fa con i se e con i ma. È discutibile questo, in realtà. E Vittorio Foa, non io, insomma, ma io mi trovavo modestamente d'accordo con lui, insomma, diceva spesso che in realtà capire perché le cose non sono andate in un certo modo aiuta a capire meglio come si sono effettivamente svolte. Quindi anche chiedersi, in questa chiave antideterministica, che cosa non è accaduto, può essere utile, che non significa alterare il corso di quel che è successo, significa cercare di coglierlo meglio. In ultimo vorrei dire: la casualità, la storia che sorprende, Gianmarco diceva prima, parlando del mestiere di storico, alcune cose interessanti. A un certo punto la storia sorprende. Nel 1983, non c'entra niente con Salvemini, un ufficiale sovietico che si chiama Petrov, sicuramente voi lo conoscete, evitò la Terza Guerra Mondiale. Perché? Perché decise, con una sua
ponderata qualche minuto, decise di non prendere, e infatti era un errore del satellite, cinque puntini che dovevano essere cinque missili intercontinentali partiti dal Montana, cioè dagli Stati Uniti verso l'Europa, come missili reali. Si prese la responsabilità, facendo una serie di valutazioni su cui non mi dilungo, di dire che si trattava di un errore. E così fu. E non fece partire quelle che dovevano essere le procedure che doveva far partire per rispondere, che altrimenti si sarebbe trovato nelle missioni di in ritardo. Ecco l'uomo attore, ecco la presa di coscienza, la presa di responsabilità di chi sceglie. Io anche in questo, Petrov sicuramente non sapeva neanche chi fosse Salvemini, però in qualche misura, neanche troppo ironicamente, ci vedo un messaggio di Salvemini, cioè la presa di coscienza, la presa di responsabilità. Ecco, me l'ha fatto venire in mente Gianmarco nell'intervento precedente. Non so se ci sono altre domande ai relatori. Ci sono, non ho visto perché in chat non ha scritto nessuno. Se qualcuno vuole prenderla ora, la parola, altrimenti insomma, facciamo i saluti finali e chiudiamo. Oppure qualche altra riflessione, se qualcuno vuole fare. Io posso intervenire un secondo, Valerio. Come si fa per dire rappresentante della Fondazione, e per ringraziare Armando Pepe di questa iniziativa che è risultata molto bella. È una delle prime volte, come anch'io sono nemmeno un lettore, forse uno spettatore basta, e però è una delle prime volte in cui assisto a questo bellissimo confronto fra i soci della nostra fondazione, che hanno dato veramente un quadro insomma complessivo molto bello. Ecco, questo confronto non era, a mia memoria non era mai accaduto una cosa del genere, e penso che dobbiamo insistere per questi confronti fra di voi, perché ne escono fuori cose molto belle che non verrebbero fuori in altre occasioni. Ringrazio quindi ancora tutti, e con qualche commozione veramente. Grazie. Grazie Valerio, troppo buono. Grazie a tutti, grazie ad Armando e buona serata a questo punto. Allora io interrompo la registrazione a questo punto. Grazie. Saluti a tutti, un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao, grazie. A tutti. Arrivederci. Ciao.